mi ritengo una grande sognatrice, viaggio sempre un po' sospesa da terra, vivo e lo dico sempre un'epoca che non mi appartiene, forse per questo Baudelaire viene alla luce. Non lo so, vivo sotto quella costante utopia che tutte le arti si possono fondere insieme. Arti quali la pittura, la musica, la danza, come un fluido insieme, è come se penetrano e lì io fungo come una sorta di diapason e quindi io mi lascio penetrare da tutta questa energia che derivano anche da forme diverse, da arti diverse, però poi mi lascio trasportare. E questo fluido che mi attraversa poi viene fuori come sotto forma di potenza creativa. La poesia di Baudelaire sotto forma di arte visiva, lampi di luce che sorprendono la condizione umana nell'inferno della modernità. Arianna Leardi, designer e architetto paesaggista, appassionata di arte e cultura, mette su tela un paesaggio emotivo nato dall'incontro tra letteratura, musica e pittura, attraverso il linguaggio dei fiori e della natura, sempre presente nei suoi quadri, così come l'amore per il grande poeta. La sua pittura gioca con una tecnica volta all'evidenza plastica dei contorni anatomici, sia attraverso forti contrasti cromatici, sia con espedienti da trasparenza velata. Questi sono i suoi fiori del male. Diciamo che contrariamente alla tendenza contemporanea dell'utilizzo in pittura dell'astratto, magari nelle sue varie forme, appunto come il geometrico, come l'action painting, invece vedo che su tutti i tuoi quadri diciamo, si ripete il tema figurativo, la figura umana piuttosto che altri temi figurativi della natura. Spiegaci perché. Io un po' mi ritengo figlia ancora dell'Ottocento e quindi anche il mio modo di dipingere si Ne ispira prende molto, proprio. sì, anche perché io sono sempre alla continua ricerca, in continuazione, e quindi questa continua ricerca mi porta ad assorbire quello che è stato prima la pittura, quindi accademica, quindi torno indietro per poi tornare al presente, per poi andare al futuro. Secondo te, il ruolo dell'artista oggi, quale pensi possa essere? Allora, se pensiamo arte, bellezza, amore, sono davvero parole talmente importanti che ha messo in crisi i più grandi pensatori e filosofi, proprio perché comunque è difficile da rapportare e da oggettivare, insomma, in qualche modo. L'arte, l'essere artista, l'opera d'arte. Pensiamo a diverse opere d'arte così diverse tra loro. Che cos'è che tiene insieme queste opere d'arte e come poi queste opere d'arte si definiscono tali? Mi viene da pensare a Kant e la critica del giudizio quando si occupa della bellezza, che la bellezza, quindi l'arte, è senza scopo, è senza concetto. L'artista in sé, nella propria individualità, consacra l'amore stesso per quello che sta facendo. Quella persona che guarda oltre diventa una specie di veggente e in questo adesso ci inoltriamo in quello che è un'altra mia opera che ho dipinto durante il periodo Sono molto della curiosa adesso. prima quarantena. Rappresenta il primo lockdown e l'ho diviso in tre stati d'animo, che sono solitudine, stasi e speranza. Questo trittico omaggia sempre una poesia di Baudelaire che è Corrispondenze. Nella foresta, nel tempio, diciamo, di questa foresta piena di simboli, l'uomo vi passa attraverso e loro lo osservano con occhi familiari. Questo perché quando l'uomo vede in maniera attiva tutto quello che lo circonda e riesce a criptare
delle cose in più rispetto altre persone che con la velocità non riescono a cogliere tutto quello che il mondo ci circonda. Una donna che si affaccia, una finestra rotta, e questa finestra è la finestra della sua casa, e infatti queste bande rappresentano la gabbia dorata dove ci siamo rinchiusi, mentre tutti questi frammenti rappresentano dei vetri rotti, vetri sui quali ci sono queste gocce, che gocce non sono, quasi cristallizzate, perché sono quelle lacrime che non sono riuscite a buttare fuori, perché quando hai paura, quando hai angoscia, non riesci neanche a piangere. Il suo sguardo va oltre, quasi a perforare tutta la parte materica della natura, e che cosa ne rimane? Soltanto la parte strutturale. E allora tutte quelle foglie grigie, perché rappresenta il nostro stato d'animo, viene fuori soltanto attraverso la loro matericità, si sono spogliati della clorofilla, di tutto quello che comunque le compone, rimane la struttura. Stasi è la seconda sensazione, diciamo emozione, dove eravamo impossibilitati ad uscire. Nel terzo stato d'animo invece c'è la speranza. La speranza è questa mano tesa verso la farfalla, che rappresenta la natura che passa. Io sono innamorata molto nella riproduzione della mano, che mi affascina nell'articolazione. La mano non si può camuffare in nessun modo, quindi tutto quello che riguarda la mano ci parla di noi, parla di quello che facciamo. Questo quadro rappresenta sempre una poesia di Baudelaire, forse una delle più conosciute, La Passante, che è un omaggio agli amori mai nati. Quindi lui passa, lei passa, una grandissima tensione, una grandissima energia, però alla fine non si conclude niente. Quindi questo ricordo, talvolta lui lo descrive, Baudelaire, a te che avrei amato, a te che lo sapevi. Quindi queste emozioni a volte talmente tanto forti che si ricordano più degli amori, alla fine quelli consumati, quelli certo, vissuti. La mano è più anziana e più grande perché rappresenta quell'amore che in realtà è sfuggito, però rimane presente negli anni e quindi rimane vivido nella memoria. Poi questo velo rosso, perché lui la descrive come una donna in lutto, ma ovviamente io l'ho velata di rosso a rappresentare la passione. E sempre nella simbologia dei fiori c'è questo hibiscus che rappresenta nel linguaggio dei fiori gli amori fuggitivi. E così come diceva Baudelaire, vieni sul mio cuore innamorato, mio bel gatto, trattieni gli artigli e guardami con i tuoi occhi misti di agata e di metallo. Andiamo a vedere il tuo quadro? E questo è il gatto ed è il suo ritratto, il ritratto di Holly e di mia figlia. Lei lo prende come il bambinello, con la stessa dolcezza, e a rappresentare il gatto c'è questo fiore che è la fresia, che rappresenta appunto mistero e fascino. Certo. Quindi Arianna, anche nella tua vasta produzione ti occupi anche di ritratti? Perché sì, da quando ero piccola mi soffermavo in tanti posti, e lì con il mio quadernone, con il mio album da schizzi, ovviamente stavo lì e disegnavo in continuazione. Quindi il ritratto per me è un qualcosa in cui cerco di cogliere l'essenza di quella persona, soprattutto quando poi io mi concentro molto negli occhi, e lì ovviamente è quel mondo interiore che io voglio cogliere. Riconducendoci adesso di nuovo alla bellezza che, portata allo stato supremo, induce anche alle lacrime, per me dopo si arriva a sublimare il tutto, quindi ad essere talmente forte a livello emotivo che può fare male. Questa è
sempre un omaggio a Baudelaire e della poesia Ubriacatevi, e parla dei vizi, ubriacatevi, ma di che? Di bellezza, di virtù, di vino, l'importante è ubriacarsi. Quindi c'è questa donna che si fa la doccia con questo, sì, questa ambrosia vegetale, come direbbe Baudelaire, e che poi la racchiude insomma in quello che è calice esatto della sua stessa bellezza, ma questa bellezza che è rappresentata da questo tralcio di vite che entra nella schiena per poi uscire dalla spalla, trasformarsi in orchidea. Perché non si rimargina questa ferita? Perché una persona che vive nella bellezza non può fare a meno della bellezza, quindi non si può mai cicatrizzare questo stato. Vive come un tormento creativo continuo da questo punto. Deve essere così. Questo comunica, la bellezza non può mai esaurirsi.